istituto ha deciso di dedicare la manifestazione Festa del Libro alla Costituzione. Tema questo che a sua volta si lega alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Tutti gli alunni della nostra scuola sono impegnati nella realizzazione di prodotti, i più vari, che hanno analizzato diversi aspetti del testo costituzionale. Un testo che, come voi sapete, è fra i più belli al mondo, sia sotto il profilo del contenuto, sia sotto il profilo stilistico. Nei ragazzi di terza abbiamo deciso di sceneggiare tre articoli della Costituzione, realizzando dei brevi video. La nostra scelta è caduta sugli articoli 1, 2 e 10. Si tratta di articoli che, rientrando fra i primi 12, raccontano dei principi fondamentali su cui si regge la Repubblica Italiana. Dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale. L'articolo 10, infine, parla dello straniero, del diritto d'asilo e dell'estradizione. Nei primi due filmati, dedicati agli articoli 1 e 2, abbiamo suddiviso il testo degli articoli in parti e a ciascuna parte abbiamo associato immagini, didascalie e musica.
Le immagini che scorrono non sono una vera e propria spiegazione dell'articolo, ma in qualche modo lo richiamano. Si tratta di immagini che raccontano l'emigrazione italiana dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60 del Novecento. A queste si affiancano immagini di immigrati stranieri in Italia. In questo modo abbiamo cercato di creare un ponte, un legame tra i due fenomeni. Nell'ultima parte del video vedrete la nostra compagna di origine albanese Diana. Alla sua immagine si accompagnano i versi di una poetessa albanese, Leilina Avvillo. Versi questi, tratti dalla poesia agli albanofoni d'Italia. Abbiamo scelto questo testo perché crea, ancora una volta, un ponte, un legame tra l'immigrazione passata e l'immigrazione presente. È come se si dicesse nel testo, la storia può aiutarci a comprendere e risolvere i drammi del presente. A tutti buona visione.